tutto bello, però sto video poteva uscire pure 4 mesi fa. Mi si è allungata la barba e i capelli nel frattempo. Vabbè, ho capito, ma sto gioco 100 euro. Ci vuole tempo. Ce lo siamo goduti. Esatto. Va bene, ma godetevi sto video, va. Bentornati sul canale di Rolling. Oggi di cosa vi parliamo? Di un titolo che fa tremare, non ce la faccio, volevo far tremare, volevo far tremare tutto. Ok, cade tutto. Cade tutto, lo start, cadeva l'esame su sopra. Vi parliamo di Tapestry. Non riesco a cacciarla quando cade. Per quando è pesante. Ah, perché? Vi portiamo un unboxing, quindi vi faremo vedere cosa c'è all'interno della scatola. Quindi non indugiamo ancora e andiamo a vedere cosa c'è dentro a questo scatolone. Il gioco così fatto. Esatto. Un gioco di Civilization sottovuoto, ma proprio ci manca l'aria. Quando resta bianco. Ma allora, il regolamento. Cioè, questo è il regolamento. Un gioco di civilizzazione. Un gioco di civilizzazione da 99 euro. Applicato con 4 pagine. Che ci volete? Già, questo credo che basti. Non c'è da dirne niente, poi voi non lo sentite, ma io lo sento, cioè questo è un tessuto, non è un regolamento di carta. Queste sono le guide di riferimento, c'è scritto e spiegano tutta la varia simbologia del gioco. Poi questo è il regolamento per l'automa, anche qui 4 banali pagine di regolamento. Variante l'ombra del male, già qui si può giocare anche con una variante di gioco. Adesso veniamo a noi, carte le apriamo dopo, i 3 dadi, queste sono le varie fazioni dell'arcipelago di Tapestry, che sono fatte di un materiale che è antiscivolo, non vi fa scivolare le risorse che appoggiate sopra. Nel frattempo arrivano dei dadi ruzzolando. Queste sono tutte le varie civiltà che possono essere utilizzate per creare la vostra partita, e ne sono già abbastanza. Solo per provarle tutte si fanno 10 partite. Ecco qui che il gioco non costa più 100 euro ma costa 10 euro a partita. Cheat. Una enorme bustina per contenere tante piccole bustine. E anche qui non hanno risparmiato a buste all'interno della scatola. Io ci ho visto dopo. Mi serve un attimo di pausa, ho intravisto il fondo. Mamma mia ragazzi. Tutto sigillato, c'è il tabellone, però aspetterà, perché prima arriva questo. Le fantastiche miniature con l'organizer apposta. Ho dovuto un attimo riprendermi perché i bollori, me questo gioco, cioè io non so che dire. Cioè le miniature, per me che sono un fanatico dell'estetica, questo gioco è il massimo. Miniature stupende, fatte materiali. Non sembra la solita plastica delle miniature, dipinte, già tutte colorate. Sono, secondo me, gli danno quel qualcosa in più. Anche le semplici casette di gioco. Queste sono quelle della fornace. Addestramento, no? Era, se non sbaglio l'abbiamo provato, era, volgeva più sulla guerra.
tutte bellissime. E questo è già. Guardate quante cose ci sono all'interno di una scatola sola. Questi sono i vari set dei giocatori. Divisi per vari colori, ci sono i segnalini semplici, cubici e le varie casette per colonizzare i vari territori. Ogni colore, ogni giocatore ha le sue. E infine questi sono i segnalini che vi indicheranno la produzione delle varie risorse sulle vostre planche: i funghi, le rocce, le stelle e il grano, penso. Andiamo a vedere le carte. Queste, non ricordo il nome di questa tipologia di carta, ma questa era lo sviluppo, quelle che si prendono nel tracciato giallo, se non sbaglio, se non ricordo male. Comunque ci sono varie invenzioni, quindi ecco l'aria condizionata, l'ammoniaca, l'anestesia, la catena di montaggio, tutto quello che rappresenta un pochino l'avanzamento storico delle scoperte. Questo credo che siano dei riassunti. Turno entrate, avanzare sul tracciato, conquista naturale, sì, questi sono dei riassunti. E queste non le abbiamo viste. Questi sinceramente non lo so che carte sono. Altre carte, queste sono quelle verdi, che sono le carte tapestry, quelle che vengono attivate. Ognuna di esse a fine turno può essere attivata, ha dei poteri e potremo scegliere se attivarlo o no. Possono essere utilizzate in due momenti diversi, all'attivazione o quando... E infine andiamo ad aprire gli ultimi componenti del gioco. Allora, queste, sentite il rumore? Queste perché sono ruvide e di conseguenza antiscivolo. Per posizionarci sopra, qui vanno posizionate le varie casette, le varie miniature giganti, e vanno a occupare dei posti e ci daranno delle rendite ogni volta che completeremo un quartiere. Questa è la plancia dove vengono posizionate le miniature, quelle giganti. Ogni volta verranno prese da qui, e questo sta a significare quanti spazi vanno a occupare su queste plancette ogni miniatura. Queste sono le plance dei giocatori, anche queste antiscivolo. Qui posizioniamo il conta risorse, e qui ci sono tutte le casette che a mano che vengono prelevate vanno a sbloccare potenziamenti sempre più grandi. E qui si giocano le carte tapestry. Le plance per tutti i giocatori. Le prime fustelle, prime ed ultime, perché sono solo... ne abbiamo persa una. Sono solo tre. Questi sono i territori che vanno a comporre il tabellone di gioco. Magicamente si allontana una carta. Questi invece sembrano delle navigazioni nello spazio, quindi c'è proprio un'evoluzione all'ennesima potenza. Queste, non so in quale punto del gioco si raggiungeranno e quando si utilizzeranno. Noi in fiera non siamo riusciti a provarle. Ultimo, ma non meno importante, come si dice di solito, la plancia di gioco. Questa è per 1-3 giocatori, e dall'altro lato dovrebbe esserci la plancia per 4 o più giocatori. Cambiano le dimensioni dell'isola, se non sbaglio, sì, questa è molto più grande, chiaramente dà la possibilità di iniziare da 5 arcipelagi diversi e poi estendersi fino ad invadere gli avversari.
Questi sono i tracciati della scienza, della tecnologia, della guerra, della scienza e dell'esplorazione. Ogni tracciato ha la sua peculiarità, ogni tracciato consente di fare mosse differenti. Questi quattro tracciati sono il fulcro del gioco, su questo si svolge tutto e qui è dove, diciamo, ci si sfida e dove si farmano anche risorse, perché ogni azione che andremo a svolgere avrà bisogno di pagare risorse. E con questo è tutto. Eccoci di ritorno, che dire? Allora, qui si apre un enorme... È un gioco molto molto chiacchierato. Partiamo da questo presupposto. Noi ci baseremo principalmente sui componenti. I componenti è una... Io a me piacerebbe paragonarli al prezzo. Solo questo. È un unboxing, parleremo quindi della qualità dei componenti. Iniziamo. La qualità di questo gioco, credo, poi potrei sbagliarmi, non è paragonabile forse a nessun altro gioco. Questo gioco può avere tanti tanti difetti. Non ho letto tanti su internet, mi sono anche permesso di rispondere, di espormi anch'io, ma a livello di componentistica è impeccabile. Non si può dire nulla. Mi permetto, ti chiedo di citare quella cosa che mi hai sempre detto, cioè il prezzo della miniatura. Allora, se, perché tanti dicono, ok, il prezzo lo sappiamo tutti, è una cifra esorbitante per un gioco da tavolo, è perché il gioco da tavolo non ha una grandissima profondità, però valutiamo quindi i componenti. All'interno di questa scatola ci sono, intanto partiamo da questo, esatto, okay. Ci sono 18 miniature, 18 miniature che sono quelle grandi, delle case grandi, esatto. 18 miniature che sono grandi, dettagliate e verniciate. Credo nessun gioco porti delle miniature già verniciate e così grandi, ma non così tante. Una miniatura comprata anche per ad esempio un D&D o comprata per un gioco di ruolo qualsiasi in un altro modo, bene o male sui 4 euro, a volte anche 5. Vogliamo fare 3, facciamo 3. 3 euro. Vai. Mettiamo quindi 3 euro, 3 euro. Proprio per abbassare, cosa che secondo me non è. Comunque, vabbè. 18 per 3, 54. E quindi siamo, sai che 54 euro sono 18 miniature. E ci siamo. Ok. Poi aggiungiamoci, ogni plancia ha a disposizione 20 miniature piccole, diciamo della tipologia del villaggio. Come avete visto, ci sono 3-4 tipologie di case e sì, anche lì, forse non pitturate chiaramente, ma dettagliate. Dettagliate. Perché se vedete alle porte ci sono dei dettagli per far capire che quello è il capanno di caccia, per quello, esatto, è quello del grano. Vogliamo fare anche lì, io vi parlo sempre, noi parliamo sempre di prezzo al mercato, non a loro, loro pagheranno sicuramente di meno costo, è in dubbio ragazzi, vi parlo di prezzi per noi comuni mortali che vanno a comprare una miniatura. Vogliamo fare 50 centesimi a miniatura? Vabbè. 80 miniature. 80 miniature per 50 centesimi. Altri 40 euro a casa mia parlo. Altri 40 euro. Ok, non è finito qui, perché ogni giocatore poi ha altre piccole miniature che servono a colonizzare tutta quanta la mappa, più vabbè i vari cubetti. Anche lì ci sono altre. Quello non saprei. Non saprei quantificarlo, quindi non ne parliamo. Ok. Non è finito qui. Le plance. Le plance di gioco ne sono tante. Tante sono le isole da poter costruire, esatto. Tante sono le civiltà. E più le 4-5 plance per i giocatori. Esatto. 5 quindi, plance costruite con un materiale antiscivolo. Antiscivolo e resistente. E resistente. Che dire, questo, come ha detto lui, le tessere per colonizzare più le piccole miniature, ripeto, non sappiamo quantificarlo, ma già con le prime due abbiamo aggiunto i 90 euro di materiale. Esatto. Vogliamo mettere all'incirca altri 30 euro? Siamo a 120, dai, o all'incirca. Il gioco, sapete tutti a quanto è stato venduto, secondo noi, a livello di materiale. A livello di materiali, il gioco può valere quei soldi. Poi, ci voglio mettere del mio, che il prezzo non sia un prezzo competitivo, vi posso dare ragione. Qui ci sono i due rovesci della medaglia. Lui che è un amante dei materiali, il prezzo per Tapestry per lui è giustissimo. E la compro, l'ha preso quindi. Lo prendo, lo compro. Lo compro. Per me no. Però io sono un po' più che guarda la meccanica e non guarda l'estetica. Anche se mi sta un po'... Lo contagio. Mi sta contagiando. Quanto poteva essere? 10 euro di meno? 15 euro di meno? Ok. È comunque un ottimo gioco con un'ottima fattura. Parliamo sempre di materiale. Quindi,
per rimanere in tema unboxing, per rimanere in tema qualitativo dei componenti, diciamo che ci siamo e non possiamo dire, esatto. Cioè non, per me il voto che di solito da lui lo do anch'io, per me questo voto, questo gioco a livello di componenti prende 10, per me prende 10, poi ognuno la penserà in modo differente, poi probabilmente vi porteremo altri video, l'intenzione c'è, un tutorial o comunque una spiegazione di come della meccanica del gioco vero e proprio, e lì ci saranno dei discorsi differenti probabilmente. E quindi l'unboxing l'abbiamo visto, sapete cosa ne pensiamo, le miniature ci sono, potete soltanto gioire con i vostri occhi guardando questa, esatto, immagine. È un gioco bello, punto, bello da vedere. Il video è finito, come al solito vi ricordiamo, se vi è piaciuto di mettere un pollice, se vi fa piacere io faccio sottotitoli, sto cercando di capire cosa lo volete, così almeno andiamo a tempo, esatto, vediamo. No, io cerco di capire anche lui, dai. Se vi fa piacere condividete, no. Condividete, click, ok, quello ho capito, se vi fa piacere commentate qui sotto, poi condividete, iscrivetevi lì sopra dove ha cliccato lui, e se siete iscritti cliccate sulla campanellina per farvi arrivare le notifiche. Detto questo, ci vediamo al prossimo video, ciao. How far can we get if we sail a little?